Sul volo che lo ha riportato a Roma dal Cairo, Papa Francesco ha incontrato i 70 giornalisti che hanno viaggiato con lui e per più di mezz'ora ha risposto alle loro domande. Ha sottolineato la grande amicizia con gli ortodossi e quella speciale con Papa Tawadros II, la guida della Chiesa copto-ortodossa, incontrato in Egitto e il cammino per il riconoscimento dell'unico battesimo valido per entrambe le chiese, avviato con la dichiarazione congiunta firmata al Cairo. Sull'Egitto ha detto ancora che la Santa Sede si è impegnata sul caso di Giulio Regeni e poi ha affrontato il problema delle migrazioni che spaventa l'Europa. Un'Europa, ha ribadito il Papa, che è in pericolo di sciogliersi, ma che è stata fatta dai migranti e che non può affrontare il problema con campi di rifugiati che sono veri campi di concentramento, persone che sono chiuse e non possono uscire senza far niente. Infine ha parlato della guerra mondiale a pezzi, ora concentrata in punti già caldi come quello della Corea del Nord e dei missili. È da un anno lungo che si sta facendo, ma adesso sembra che la cosa si è riscaldata troppo, no? E io chiamo sempre a risolvere i problemi sulla strada diplomatica, per il negoziato, e perché è il futuro dell'umanità. Oggi una guerra allargata distruggerà, non dico la metà dell'umanità, ma una buona parte dell'umanità e della cultura, ma tutto, no? E sarebbe terribile. Credo che oggi l'umanità non è capace di sopportare. Ma guardiamo a quei paesi che stanno soffrendo una guerra interna dentro loro, no? Dove ci sono focchi di guerra, no? Ma in Medio Oriente, per esempio, ma anche in Africa, no? Ma allo Yemen, no? Fermiamoci. Cerchiamo, no? Cerchiamo una soluzione diplomatica. E lì credo che le Nazioni Unite hanno il dovere di riprendere un po' la sua leadership, perché si è inacquata un po'.